Salta la fiera di San Simone a Lavagna. Non ci saranno neppure le giostre quest'anno. Sono i primi effetti concreti del nuovo decreto che colpiscono duramente gli ambulanti e i fieristi del territorio. Molti di loro non lavorano da maggio. ANVA Confesercenti parla di disfatta e di un anno da incubo. Siamo una di quelle categorie, al pari di alcune altre che possono essere lo spettacolo, che quella dei fieristi in particolar modo, abbandonata a se stessa. Mi è stato vietato di lavorare, però ristori per noi no, non ci sono. Mi dici di non fare più la fiera, però come mi mantengo io? Per Chiavari, per quanto riguarda i fieristi, tanti, Chiavari è stata la prima giornata lavorativa dall'apertura del 18 maggio. L'amarezza è comune per l'intera categoria e dire che le fiere svolte nei mesi scorsi non hanno dato grossi problemi dal punto di vista dei contagi. Abbiamo fatto la fiera a Chiavari e non ci sono stati aumenti di contagi, ma c'è stata la fiera a Casarza, non ci sono stati aumenti di contagi. A giugno c'è stata la fiera di San Pietro e Paolo a Genova con 500 operatori e anche lì aumenti di contagi, direi, imputabili direttamente alle fiere, non ce ne sono stati. Inoltre, il nuovo DPCM nasconde qualche difficoltà di interpretazione. Ora ci dicono che non possiamo fare le fiere locali, ma cosa vuol dire fiera locale? Non si capisce, cioè. La fiera di Lavagna è su un bando decennale rivolto a tutta Italia, quindi per noi è una fiera nazionale, quindi perché non deve essere svolta? Come detto, anche le giostre non saranno fatte arrivare a Lavagna, una decisione che a cascata potrebbe interessare anche tutti gli altri comuni. È veramente un momento tragico, perché è tragico, capiamo la situazione e tutto quanto. Però un buon padre di famiglia che può essere il governo deve aiutare queste persone, deve starli vicino, non può lasciarli essere sordo così come in questo momento sta dimostrando di essere.